L'acqua è un bene di tutti, come l'aria, il mare e internet. Con questa netta premessa, il sindaco De Magistris ha annunciato in conferenza stampa la trasformazione della società Arin Spa, attuale gestore dell'acquedotto partenopeo, in ABC Napoli, acqua bene comune, azienda di diritto pubblico. L'acqua non è più in pericolo, non potrà mai andare nella disponibilità di multinazionali. L'acqua a Napoli è pubblica, accessibile a tutti, che viene gestita con criteri di trasparenza. Ho visto Jospin parlato della possibilità di un gemellaggio sull'acqua bene comune con il Comune di Parigi. Ogni volta che i servizi essenziali vengono privatizzati, aumentano nettamente i costi per le famiglie, ricorda l'assessore al bilancio Re Alfonso, citando uno studio di Mediobanca. I profitti delle società private finiscono per ricadere sulle spalle dei cittadini. Napoli è la prima città che attua la volontà referendaria del 12 e 13 giugno, una volontà chiara e netta, espressa da 27 milioni di cittadini italiani, i quali non volevano, non vogliono più che i beni comuni, in particolare l'acqua, siano gestiti attraverso SPA, ma attraverso degli organismi, degli enti di diritto pubblico e non società, che siano aperti nella gestione anche a cittadini, i cittadini presenti in Consiglio di Amministrazione, i cittadini che possono controllare e monitorare continuamente l'attività, i cittadini che possono partecipare alla governance, quindi una vera e propria rivoluzione. La nuova gestione pubblica sarà ispirata ai principi di democrazia partecipata che rappresentano uno dei cardini dell'azione dell'attuale governo cittadino. Un comitato di utenti sarà chiamato a vigilare in modo permanente sul servizio erogato da ABC Napoli. Io ho detto durante la campagna referendaria, dico: come avete fatto italiani a pensare di privatizzare l'acqua? Avete mai pensato di privatizzare vostra madre? Sarebbe ora che incominciamo a riflettere a un altro tipo di società e a un altro tipo di economia, ma soprattutto di finanza. Nei prossimi giorni nuove fontane di acqua pubblica saranno attivate in punti nodali della città, come l'aeroporto e la stazione centrale.